Molto particolare, il signor Nicolò Corradini, buonasera. Buonasera. Corradini è 4 volte campione del mondo di orienteering, che è uno sport poco conosciuto, ma in espansione, è il 4° sport praticato nelle scuole, poi del resto anche grandi aziende lo fanno praticare ai loro manager e vedremo perché. E ne parleremo comunque tra poco in studio e cominciamo con una scheda preparata da Rossella Livigni in Val di Fiemme, a casa mia, terra d'origine. In Italia ha un nome suggestivo, lo sport dei boschi. È l'orienteering, una disciplina che unisce doti atletiche a capacità psicologiche e decisionali sorprendenti. Nato in Norvegia alla fine dell'Ottocento, questo sport si diffonde nel mondo e soprattutto in Italia. Qui siamo in Trentino, in Val di Fiemme, il regno dell'orienteering e del 4 volte campione del mondo Nicolò Corradini. Proprio Corradini ci illustra come si svolge la preparazione di una gara di orienteering. La prima fase è il disegno del percorso, che viene realizzato dal cosiddetto tracciatore, uno specialista della mappatura. La seconda fase consiste nel montare le lanterne, cioè i punti di controllo che poi verranno collocati lungo il tracciato. La lanterna è una sorta di prisma di stoffa munito di un chip elettronico. Serve a rilevare cronometricamente i tempi del passaggio di un atleta. Nell'eventualità che il sistema elettronico non dovesse funzionare, si può ricorrere alla tradizionale punzonatrice. Le lanterne vanno collocate lungo il tragitto predefinito. Una volta sistemate, seguendo le indicazioni della mappa, il percorso è pronto. Siamo ancora in Val di Fiemme. La gara che vediamo è una staffetta, il trofeo delle regioni d'Italia. In questo caso, ogni atleta ritira una copia del percorso da realizzare. Solitamente utilizza anche una bussola da orientamento. Per arrivare alla fine del percorso può scegliere varie vie. La difficoltà di questo sport consiste proprio nell'individuare la strategia personale vincente, cioè sfruttare al meglio le proprie doti fisiche in rapporto al tragitto scelto. Vince chi completa il percorso nel minor tempo possibile dopo aver toccato in successione tutti i punti di controllo. L'orientista usa tute antistrappo e scarpe leggere per affrontare i sentieri di gara. Deve avere alcune caratteristiche peculiari: destrezza fisica e mentale, velocità di lettura, memoria fotografica e soprattutto grande capacità di concentrazione. Proprio per questi aspetti, l'orienteering è considerato uno sport ad alto valore educativo ed è molto praticato nelle scuole. La sua versatilità, però, consente di adattarne le tecniche anche alle esigenze manageriali. È utilizzato infatti da importanti aziende come mezzo di formazione attiva per valutare e migliorare le qualità del proprio team di lavoro in una grande aula didattica a cielo aperto. Nicolò Corradini, bisogna dire che lei ha vinto tutti i suoi campionati del mondo nei paesi nordici dove questa specialità è molto forte e molto praticata. Senta, qui lei ha portato alcuni attrezzi, per così dire, molto semplici. C'è una bussola. C'è una bussola che si infila a dito, che poi si sovrappone alla carta, diciamo, sul percorso di gara. La carta viene data all'ultimo momento. La carta viene data al momento del via. Sì. Poi c'è una descrizione dei punti dove viene praticamente e anche indicato, questa, e questa viene infilata generalmente nel braccio e poi corre nei box. C'è questo sistema di posizionatura elettronica che si infila, diciamo. Senta, queste gare durano dai 15 minuti minimo a un'ora e mezza a seconda dei tracciati. Dipende dalle distanze, dal tipo di gara, sì, certamente. Allora, parliamo poi delle qualità, soprattutto di quelle dei campioni, di come lei è. Intanto le qualità fisiche. Lei ha, mi dicevano, ne parlavamo prima, un battito cardiaco molto lento, quanto? Sì, diciamo che a riposo i miei battiti sono di 28 battiti al minuto. 28 battiti, cioè 28, meno della metà? Della metà di, diciamo, i classici 60. Questo vuol dire che il suo cuore pompa sangue e ossigeno molto rapidamente e massicciamente. Certo, poi è molto importante anche avere una grande differenza tra la frequenza cardiaca minima e la massima. Lei quanto ha di massima? Io 194.
quindi passa da 28 a 194 e poi recupera rapidamente. Perché questo è un segnale che c'è un recupero molto veloce. Bene, poi c'è anche naturalmente l'addestramento, anzi però lei mi diceva che c'è anche la questione dell'acido lattico, che lei riassorbe molto rapidamente, o comunque ha una soglia del dolore diciamo molto più alta. Sì, diciamo questa concentrazione di lattato all'interno dei nostri muscoli, c'è una soglia anaerobica che considerano i 3 millimoli di lattato all'interno dei muscoli. Io personalmente riesco ad arrivare a 16 millimoli di concentrazione massima. Questo vuol dire che lei sopporta il dolore molto più di un normale atleta. Sì. E mi diceva che ha fatto delle prove anche con gli aghi, lei sente male molto più tardi. Abbiamo fatto dei test di laboratorio per capire dov'è la soglia del dolore e anche in questo caso sì. Parliamo appunto dell'allenamento ora, quindi intanto lei è di famiglia contadina, mi diceva, quindi già sulle montagne non so, difendere l'occasione di rimanere poco seduto. Sì. Però naturalmente poi c'era tutto l'allenamento, sci di fondo, maratone, e lei appartiene alle Fiamme Oro, quindi alla Polizia di Stato, e quindi ora si può allenare. Quanto allenamento occorre per fare queste cose al massimo livello? Ma per essere atleti di alto livello bisogna allenarsi 5-6 ore al giorno, e poi logicamente ci sono alternare dei periodi diciamo di recupero dove si fanno 2 se non 3 allenamenti quotidiani. C'è una cosa molto interessante, è che la Norvegia, che è il paese dove questo orienteering è nato e si è sviluppato ed è molto praticato, si è opposta a che diventasse una specialità olimpica, e la ragione è molto bella. Sì, loro hanno diciamo, questa idea di mantenere la purezza dello sport, di non essere diciamo, contaminati da questi interessi economici che il fatto di essere olimpico comporta, e hanno voluto per il momento essere ancora diciamo, al di fuori di questa sfera olimpica. Quindi mantenere uno sport a livello diciamo amatoriale nella forma, ma molto altamente professionistico, soprattutto uno sport pulito. Sì, è uno sport che si pratica a tutti i livelli, diciamo l'aspetto dell'alto livello è praticato diciamo dai campioni, quelli che per un periodo della loro vita possono fare solo l'orienteering. In Scandinavia c'è una mentalità un po' diversa dalla nostra, loro lo sport lo vogliono praticare più che commercializzare. Più che diciamo vedere in televisione. Sì, sì, certo. Quindi per quanto riguarda invece la capacità poi di orientarsi, voi abbiamo visto delle mappe, e conta naturalmente la capacità di leggere molto rapidamente l'altimetria delle mappe. Esatto, leggendo la carta uno assume le informazioni necessarie per avanzare sul territorio, e questo lo deve fare in maniera molto decisa e molto veloce per essere diciamo un atleta di livello. Quindi memorizzare rapidamente la mappa per non dover in tutti i momenti guardarla. Poi, tra l'altro ho visto che c'è persino una mappa di Venezia, perché alcune delle gare avvengono anche in città, quindi bisogna senza conoscere i percorsi sapere subito orientarsi. Sì. In Italia ci sono 5.000 tesserati, 650 percorsi, quindi comincia a essere... Certo. Dicevamo prima, l'abbiamo visto, i ragazzi delle scuole vanno molto a fare questi corsi e queste gare, naturalmente a un livello amatoriale. Certo. E qui lei mi diceva che è importante, come dire, la capacità decisionale. Certo, per i ragazzi è molto molto importante riuscire a interpretare attraverso la carta il territorio, e pian pianino... insegna a diventare autonomi. E a prendere delle decisioni razionali e non emotive, quindi capire le cose e sapere che se si sbaglia si paga. Certamente. L'ultima cosa l'abbiamo visto è quella dei manager, e anche qui come si diceva le cose vengono fatte in gruppo, 3, 4, 5 persone, per prendere decisioni condivise rapidamente in situazioni difficili. Ci sono grandi aziende che fanno questi investimenti proprio all'interno dei loro quadri dirigenziali, e dove si utilizza l'orienteering per creare diciamo il gruppo, per creare il team building, il team orienteering, le decisioni condivise. Corradini, la ringraziamo molto, la felicitiamo le sue cose, diciamo che questo sport orienteering è poco forse conosciuto, ma già molto praticato, fa bene al fisico, alla mente e anche al lavoro, certo. E poi è uno sport pulito. E invitiamo tutti a venire a provare, perché questo qui è uno sport che devi provare di prima persona, farlo per apprezzarla. Grazie a voi. Grazie mille a lei, grazie.